Vaccinare quanto più possibile perché il Covid-19 non rallenta affatto la sua corsa. Lo confermano i dati ufficiali diramati ieri sera dall'unità di crisi della Regione Campania, che in provincia di Salerno hanno confermato la presenza delle varianti che incidono sul numero dei contagi. Cava dei Tirreni, ad esempio, conferma per il secondo giorno consecutivo un incremento di contagi, 27 i tamponi positivi. Nell'Agro Nocerino è Sarno che riporta più contagi con 25 casi, poi 18 a Scafati, 17 a Nocera Superiore e Pagani, 16 a Nocera Inferiore, 13 ad Angri e San Valentino Torio, 8 casi di coronavirus a Castel San Giorgio, 7 a Rocco a Piemonte, 6 a Sant'Egidio del Monte Albino, 6 anche a San Marzano sul Sarno, 3 a Corbara. Nessun contagio a Bracigliano, Siano e Tramonti. Calano i positivi a Salerno, che riporta 13 tamponi. Nella Valle dell'Irno, l'unità regionale ha registrato 12 nuovi tamponi positivi, 3 casi a Baronissi, 5 a Mercato San Severino e 4 a Fisciano. In Campania si registrano 1.908 nuovi positivi, stabile il numero dei sintomatici, che rimane pur sempre alto. Nelle ultime 24 ore sono stati 635. I tamponi processati invece sono stati 17.228. La percentuale tamponi in rapporto ai positivi è all'11,1%. Sono 1.019 le persone guarite nelle ultime ore, in netto calo rispetto all'andamento di quest'ultima settimana. Anche i decessi sono diminuiti, 7 quelli riportati dal bollettino odierno. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 153 su una disponibilità di 656.